Salve, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Salvo e oggi vi parlo di Fawetti. Fawetti ci ha mandato questa striscia LED dicendoci che è una bellissima striscia LED. Io l'ho provata, funziona veramente bene, mi è piaciuta. C'è anche una sorpresa per voi, dopo ne parliamo. Mi raccomando, seguite tutto il video. Non andare fuori dal video, non finirlo tutto, prima vedilo. Niente. Che cos'è questa qui? È una striscia LED che praticamente serve per la nostra, per il nostro appartamento, per la nostra televisione, oppure vogliamo fare la stanza dei nostri bambini un po' più luminosa, un po' da festa, visto che ci mancano in questo momento le feste. E ora andiamo a fare un unboxing e andiamo a vedere che cosa è questa striscia LED. A questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto, vi conviene iscrivervi qua sotto, e registratevi anche sul mio canale Telegram, discussioni Telegram delle offerte Amazon, registratevi anche al mio sito, al mio secondo canale YouTube, Come si fa due, attivate tutte le campanelle sia di qua che di là. E ora sigla. Allora ragazzi, andiamo ora a vedere cosa troviamo dentro questa scatola RGB LED, strip LED, 16 milioni di colori, aggiusti che vabbè, si può sistemare con il nostro telefonino e sono fai da te. Quindi ora andiamo a vedere cosa possiamo fare. Possiamo, allora, intanto abbiamo la striscia LED che è un rullo da 5 metri RGB 50x50, il control, telecomando, e possiamo controllare anche la musica, cioè nel senso che poi vi faccio vedere. Niente, è Bluetooth ovviamente, non è wifi, è Bluetooth. Andiamo ad aprire, non c'è scritto più niente. Dentro la scatola troviamo altre due scatole, un pacchettino, e questo mettiamo di lato. Allora, andiamo ad aprire il primo pacchettino e troviamo un alimentatore che è praticamente un alimentatore da 2 A con lo spinotto proprietario. Mettiamo di lato questo. Dentro all'altro pacchettino troviamo una centralina, la scatola è vuota, un piccolo manualetto che non ce ne facciamo niente, un telecomando e basta. E qua dentro invece troviamo una striscia LED di 5 metri che sembra di ottima qualità e di fattura. Ora poi vi spiego anche. E niente, abbiamo lo spinotto maschio di qua e lo spinotto femmina di qua. Cosa significa? Che questa striscia LED possiamo prendere più kit e allungarli, quindi 5-10 metri. Però la cosa importante è cambiare la centralina, cioè più che la centralina, il trasformatore. Quindi se ne facciamo due strisce dobbiamo prendere un alimentatore da 4 A, se facciamo una striscia basta 2 A. Allora, il telecomando, andiamo a vedere ora, andiamo a montare e vediamo come funziona. Ok, andiamo a preparare la nostra striscia LED così vediamo come funziona. È semplicissimo, dobbiamo andare a prendere prima la nostra centralina che è questa qui e la dobbiamo andare a collegare con il lato dove ci sono le spinette. Ovviamente queste spinette si possono levare. Mi raccomando, quando la unite dovete andare a vedere che ci sono delle freccette, quindi dobbiamo unirla sulle freccette, non sbagliate, ma al massimo non si accende, non succede niente. Niente, poi abbiamo la possibilità di poter collegare, quindi di staccare l'adesivo. C'è qua sotto un biadesivo, stacchiamo, che è anche fatto veramente bene, e lo possiamo collegare dove vogliamo. Dici, ma io 5 metri non le utilizzo. Va bene. E la striscia è fatta così: ogni 3 LED, 1, 2, 3, che sono dei LED RGB, quindi 5x5, all'interno praticamente ci sono i 3 LED
e quindi fa anche il bianco, ma non è un bianco bianco, eh. Lo praticamente 1, 2, 3, dopo il terzo abbiamo una banda di rame dove possiamo, c'è cioè, il simboletto della forbice, la possiamo tagliare e quindi se vogliamo 3 metri, misuriamo per 3 metri e dobbiamo andare a tagliare su questa striscia. Magari un giorno vi faccio anche un video di come si taglia e come si salda e come si unisce una striscia LED. Se nel caso questa striscia LED vi sembra poco, ne volete prendere due perché avete un punto di 10 metri e volete metterne un'altra oppure un punto da 8 metri, dovete andarla a unire di qua. Però ovviamente avrete questi 5 centimetri di qua e 5 centimetri di là, in più, nel senso che non farà luce. Quindi cosa dovete fare? O li tagliate lo spinotto, questo qui, potete già tagliare direttamente da qua e saldare direttamente i fili sul rame, quindi un saldatore buono ovviamente, perché questo qui se fate con un saldatore un pochettino economico, bruciate tutta la striscia. Niente, ora poi che cosa vi devo spiegare ancora? La striscia non è, questa qui non è per fuori, infatti vedete non c'è una pellicina per esterno, ma è solamente per dentro casa, indoor. E niente, abbiamo anche il telecomando è questo qui, che praticamente è un mega telecomando, c'ha 2 miliardi di funzioni, non avevo visto mai un telecomando così grosso. 16 milioni di colori possiamo fare e poi ci sono tutte le varianti per fare sound. Sì, perché questa centralina ha un microfono qua dove può ascoltare se ci sono dei rumori, quindi della musica, se abbiamo una TV attaccata, abbiamo uno stereo con un po' di musica, si sentirà la musica e loro faranno un gioco di luci. Poi abbiamo il tasto demo o mode, abbiamo il tasto spegnimento o azionamento, quindi lo possiamo utilizzare anche come telecomando accendi e spegni, e abbiamo i colori, i vari colori. Da questa parte troviamo lo spinotto dove andrà a essere collegato il nostro alimentatore, però lasciamolo messo di lato. Quest'altro qui non è altro che una porta IRDA, quella dove noi trasmetteremo il nostro telecomando per fargli cambiare le colorazioni. E quindi questo, mi raccomando, deve essere bene in vista perché sennò il telecomando non va in funzione. Un'altra cosa ancora che c'è scritto qua a caratteri cubitali, è una striscia LED controllabile su Bluetooth. E ora vi faccio vedere col telefonino come si installa, ma è talmente semplice, ragazzi. Non ho visto mai una centralina di questa che si collega in 3 secondi netti. E poi non devi fare nessun tipo di aggiornamento, non ti devi registrare da nessuna parte. Abbiamo qui un anellino dove possiamo mettergli una vite e collegarla direttamente a una parete, qualche dove volete voi, una parete attrezzata, dove vi piace a voi, oppure mettete un po' di biadesivo, l'attaccate e via. Ma andiamo a collegare il nostro trasformatore, il nostro alimentatore 12 volts 2 A e lo andiamo a collegare qua. La prima volta che lo collegate si accende normalmente. Ok, non si vede niente perché ovviamente è spento. Dobbiamo andare a staccare la linguetta per la batteria. Questa qui utilizza una batteria 2032, ve la faccio vedere. Quindi è anche facile il reperimento di questa batteria. Non so se riuscite a leggere. 2032, ok, perfetto. Quindi se si scarica la batteria è facile anche trovarlo. E da qua possiamo andare a controllarci la nostra striscia LED. Quindi possiamo accenderla. Già lui fa dei giochi. Possiamo mettere in play, in pausa. Possiamo aumentare o diminuire la velocità o la luminosità. Possiamo mettere i colori che ci piacciono a noi, quindi possiamo anche diminuire o alzare la luminosità. Questo già lo fa con il suo telecomando. Poi possiamo mettere anche degli spegnimenti, oppure ci sono anche preimpostate delle variazioni di luce, quindi tanta luce
pochissima luce, un po' di più luce, oppure possiamo dirgli che tra 30 minuti si deve spegnere, quindi tra 30 minuti lui si spegnerà, oppure dopo 60, oppure dopo 90, oppure dopo 120. Ecco qua, te lo raccomando, sono questi qua, 30, 60, 90, 120 minuti. Niente, poi abbiamo anche i giochi di luce, il fade 3, fade 7, jumping 3, jumping 7, flashing, andiamo a vedere cosa sono. Allora, andiamo a vedere che questo qui, fader 3 è questo qui che fa il cambiamento di luci, abbiamo fade 7, è la stessa cosa, però non capisco, forse possiamo diminuire la velocità, vediamo. No, vabbè, sono dei giochi di luce che fa lui. Jumping, questo sembra che saltella, ma non saltella niente. Scusate, ho un po' di allergia, non so se si sente. Oppure possiamo mettere anche flash. Oppure possiamo mettere slow, lento. Quick. Qua ce n'è qualcuno, qualche cosa. Dei flash, oppure questo qui che sarebbe auto, questo va in auto. La cosa che mi è piaciuta è questi qua che sono quelli della musica. Praticamente se io clicco qua, pronto prova 1 2 3, pronto prova 1 2 3, praticamente lui cambia colore ogni volta che sente della musica o qualche altra cosa. Questi sono dei flash. Quindi potete fare la discoteca a casa vostra. Questo è un altro tipo. Non ho della musica, se no ve la facevo ascoltare. E questo è un altro ancora. Questo è più bello. Dai, ehi, uno, due, tre, yeah! Niente, poi possiamo mettere i colori normalmente, ma ora andiamo direttamente a installarlo nel nostro smartphone. Andiamo a vedere come si fa. È semplicissimo, ragazzi, la cosa più semplice al mondo. Allora, dobbiamo andare a prendere il manualetto dove c'è un QR code, scansionare il QR code di questo e andare a prendere il nostro smartphone. Ok, una volta scansionato, dovete andare a scaricare questa qui che si chiama Happy Lightning, Happy Felice Luci, boh, Felice Luci, bellissimo questo qui. Niente, cosa succede? Già non so come è successo, ma già si va a collegare. Io gli ho scritto qua LED TV, si può anche disattivare o attivare. Quando c'è il catenaccio chiuso e attivata Bluetooth, la possiamo anche modificare. Gestisci i nostri LED, e io qua ho scritto LED TV perché dava un numeretto strano, non mi interessava. Quindi io già da qua posso andare a modificare come ci piace a noi. Ma non solo, possiamo mettere questo, possiamo mettere già dei colori predefiniti, blu, giallo, fucsia, azzurro, RGB. Questo dovrebbe essere il bianco, non è proprio bianco, però ci dovrebbe essere. Ok, abbiamo anche la possibilità di poterla fare funzionare con la musica. Con la musica lui va a prendere le musiche del vostro smartphone e purtroppo non ve li posso fare sentire perché sennò mi bloccano il video. Magari vi faccio una piccola cosa nel secondo canale, così vi faccio vedere come si illumina. Niente. Poi c'è il ritmo. Ritmo è lui mi ascolta, non dobbiamo accendere, mi ascolta direttamente dallo smartphone. Possiamo accendere e mettere più forte, meno forte. Lui mi ascolta dallo smartphone e mi fa questi tipi di giochi. Possiamo cambiare con dinamico, disco, discotech e discotech. E così dicendo. Stili, praticamente qua possiamo andare a cercare un gioco di luce che ci piace a noi. Per esempio strobo verde, strobo rossa. Andiamo a mettere strobo rosso, possiamo mettere anche la velocità, oppure più lenta, oppure arcobaleno.
ci sono migliaia e migliaia di applicazioni qua sotto, scorrendo potete girare tutte quelle che volete. Quindi arcobaleno è bellissimo questo, quello dell'arcobaleno. Vabbè. Poi abbiamo anche tempismo. Tempismo, non sono riuscito a capire che cosa significa tempismo perché non mi fa fare niente. Perfetto. Ma spegniamo un attimo e andiamo direttamente sugli sfondi. Allora abbiamo una piccola guida utente e gli sfondi, praticamente possiamo scegliere uno sfondo che ci piace a noi e ci va a cambiare direttamente lo sfondo. Quest'altra qui, agitare ragazzi, questa è fantastica perché voi accendete, muovete il vostro smartphone e lui cambia effetti. Cambia luce ogni volta che muovete lo smartphone. Non so se si vede. Op, op. Op, op. Ok, circa Happening, qua dice Happy Lighting versione, e vabbè, niente, non c'è più altro. Ok, una volta fatto questo abbiamo anche la possibilità di poterla far funzionare direttamente con il nostro telecomando, che è questa piccola centralina, direttamente da qua. Possiamo spegnere, aumentare la luminosità oppure spegnere totalmente, tenete schiacciato e si spegne, tenete di nuovo acceso, mode, possiamo fare alcuni giochi, pronto, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo fa alcuni giochi e vabbè. E niente, questa era la nostra striscia LED, mi raccomando che c'è una bellissima cosa per voi anche. Quindi se vi è piaciuta questa striscia LED e volete, ascoltate quello che vi dico tra qualche secondo. Ok, ottima striscia LED, mi è piaciuta. La striscia LED vi posso dire che è veramente buona, fatta. Non è difficile, cioè non è facile romperla, è fatta veramente bene. Quindi la possiamo anche posizionare come vogliamo. E qualche giorno vi faccio anche un video come si può tagliare e saldare tranquillamente. Ci sono anche delle apparecchiature che ti fanno fare il giro, ti fanno fare l'angolo. Ok, poi lo vediamo più avanti. Ok, a dopo. Ok ragazzi, abbiamo visto come funziona. Niente, la sorpresa che vi dicevo all'inizio è questa, praticamente la stessa ditta azienda che ci ha mandato questo vi regala questo qui, però ve ne regala uno, quindi dobbiamo fare un giochino. Il giochino è semplice, qua sotto dovete andare a scrivere per chi vuole, che vuole giocare, non è che per forza, non è una lotteria, non è niente, è solamente, siccome è un peccato. Uno solo, dovete andare a scrivere qua sotto RGB LED. Una volta fatto questo, dovete aspettare giorno 8 maggio 2021 che faccio l'estrazione. Magari la farò di sera, vediamo, poi vediamo come possiamo fare. La farò in live. Un'altra cosa che dovete fare, vi dovete iscrivere su tre parti: su primo canale YouTube, secondo canale YouTube e dovete anche iscrivervi anche al sito. Quindi queste tre cose. Allora, una volta che io vado a fare l'estrazione della persona che avrà questo coso qui, la contatterò ovviamente via email. Una volta che la contatto via email, oppure vediamo cosa possiamo fare, in qualche maniera ci contattiamo e gli spedirò questa striscia LED, niente di particolare. E niente, poi basta, dovete solamente dirgli che la striscia è bella, questo lo mettete magari su Amazon, cioè bella, decidete voi quello che scrivere sulla descrizione di Amazon, vi darò anche la possibilità di poter dirvi dove si deve scrivere. Ok, a questo punto abbiamo visto questa striscia che è simpatica, non è una di quelle strisce così, però il suo lavoro lo fa. Per una stanza di un ragazzino o di una ragazzina va benissimo, metti un po' di musica, si mettono a ballare e vai così. Oppure la metti in una televisione, dietro la televisione, la attacchi, la fai funzionare e si vede tutto l'effetto di luce. È stato bello anche quello del telefonino che lo muovi e cambia colore. Ok, a questo punto io vi chiedo di lasciare un like qua sotto,
di registrarvi al mio canale, registratevi anche al mio canale, secondo canale di YouTube, al mio sito, al mio canale Telegram, Telegram discussioni e Telegram offerte. Condividete con tutti, iscrivetevi anche, sono su Facebook, su Instagram se volete scrivere. E ora vi lascio al prossimo video. Mi raccomando, fate, scrivete qua sotto RGB LED e iscrivetevi ai due canali più al sito. Mi raccomando, alla prossima. Samurai sword on my back.